bar, ne parliamo lì? No, io la moto. Ci vediamo lì allora? Devo trovare solo la ragazza. Sì, Mario, mi raccomando, un tipo carino, frizzante. Sì, non c'è problema. A proposito, il regista com'è finita? Male, i soliti problemi di contratto. Prenderò di nuovo un emergente. Ma hai già pensato a qualcuno? Ma veramente ancora non ho deciso, ma lo farò presto, perché tra una settimana faremo i primi sopralluoghi qui intorno. Senti, se non c'è altro, ci vediamo fra due settimane. Di mattina o di pomeriggio? I provini cominciano di pomeriggio, ma tu magari vieni la mattina, così mi parli anche delle ragazze che hai scelto. E tranquillo, ho già qualche idea. Bene, ciao. Pronto. Oh, ciao Massimo. Sì, ti avevo chiamato io prima. Sinceramente non sono soddisfatto di queste ragazze. Vedi se riesci a trovare qualche cos'altro. Grazie, ciao. Femmina? Lei che dice? Direi di sì. Si chiama Luna. Io Mario, piacere. Sara. Senti, io mi occupo del cast del film. Sabato facciamo i provini e c'è una parte per una ragazza. Ti interessa? E di che film si tratta? È un film importante, uscirà l'anno prossimo. Secondo te io avrei delle possibilità? Ma questo dipende anche da te. Questo è il mio biglietto da visita. Ci vediamo tra una settimana, allora. Perché prima sei così impegnato? It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. The young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz.
vis-à-vis the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Pronto? Oh, ciao. Ah, ho capito. Ma comunque non ti preoccupare. Penso di averla già trovata. Sì. Ciao. Mario, io vado. Ci vediamo. È il giorno dei provini, parto oggi. Vado in vacanza una settimana con una mia amica. Va bene, allora sabato. Ok, ciao. Mario. Oh, ciao. Allora, questa ragazza che mi dicevi? Ma non è ancora arrivata, ma vedrai che ti piacerà. Beh, spero non quanto piace a te, altrimenti ce la litighiamo. Oh, ecco il regista. Ti aspettavamo. Lui è il direttore del cast. Ciao, Sara. Piacere, Mario. Bene, allora quando vuoi iniziamo. Le ultime cose sono state risolte? Sì, tutto a posto, ci ha pensato Mario. Bene. Lei, tutto bene? Sì, grazie. Dammi pure del tu. Potrebbe controllare l'inquadratura, per favore? Sì, arrivo subito. Scusa, mi spiace. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer, there's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy.